Noi siamo adesso. Cerchio Firenze 77. Attraverso Roberto Setti. Essere e divenire. 27 marzo 1976. Scuola del Cerchio Firenze 77. A cura di VB Dali. Vedete, o figli, noi siamo adesso a una fase molto delicata del nostro insegnamento. Quel discorso che da tanti dei vostri anni facciamo sta per arrivare a una conclusione importante. Quindi dobbiamo affrontare il vertice di queste nostre conversazioni annose con molta cautela, perché è molto facile travisare i concetti, intendere male ciò che vogliamo significare. Quello che abbiamo da dire potremmo enunciarlo sinteticamente e brevemente, ma, senza dubbio, voi perverreste a una interpretazione errata. Occorre invece che voi ci seguiate nella graduale esposizione di ciò che diciamo, per giungere a captare il vero senso di quello che vogliamo dire. Certo, con quello che avete saputo ultimamente, e cioè che l'unica realtà oggettiva è Dio, voi potreste pensare che anche quello che noi vi diciamo sia, né più né meno, una visione soggettiva e che quindi, in effetti, sia una semplice opinione confutabile da un'altra opinione diversa. Il dire che, ad esempio, la realtà cosmica è soggettiva non significa che, per chi si trova in quella realtà nel cosmo, non sia esistente. Tutto è soggettività e, in ultima analisi, illusione rispetto all'unica realtà oggettiva. Eppure, se voi toccate una fiamma, non c'è dubbio che vi scottate. Quindi, questo concetto della soggettività va anch'esso inteso nel giusto senso, per non andare oltre ciò che noi vogliamo farvi intendere. Come capire che ciò che vi diciamo ha fondamento? Ascoltandoci, traendo voi stessi le conclusioni. Ciò che noi diciamo, figli, lo diciamo per esperienza diretta, non per sentito dire. E se lo diciamo, non è perché ci vogliamo mettere in polemica con ciò che altri dicono. Enunciamo ciò che noi stessi constatiamo solo per l'amore che vi portiamo. E voi dovete accettarlo non perché lo diciamo noi, quante volte lo abbiamo ripetuto, ma perché tutta l'illustrazione che vi abbiamo fatta vi torna. Ciò che non torna alla vostra comprensione, cartatelo pure, ma chiedete chiarimenti. Prima di rifiutare, siate certi di avere compreso ciò che rifiutate. Non rifiutate perché non torna con quello che sapevate o che altri vi hanno detto. Per intendere veramente, bisogna dimenticare ciò che si sa, altrimenti è impossibile procedere nella strada della comprensione. E come noi figli non parliamo per polemizzare, così voi, ascoltando quello che noi diciamo, quando ne restate convinti, non diffondete questa verità con spirito di polemica. Fate con gli altri come noi facciamo con voi. Parlate, ma non imponete. Nessuno deve risultare più bravo o vincitore di una disputa. È l'amore che deve spingerci e spingervi a parlare, ad andare incontro, anche con ciò che sapete, ai vostri simili. In verità, vi dico che non v'è cosa più insensata che tapparsi le orecchie per non dimenticare ciò che non si è udito.
o chiudere gli occhi e non voler più vedere, perché si è convinti che non vi sia nulla di più bello di ciò che si è visto. O credere importante ritrovare nell'oceano la lacrima che un lontano giorno, scendendo lungo il volto, cadde nel fiume.